We are landing, check your belt. Ce l'ho le belt, pensa a guidare, mortacci tua. Hai capito come si è piazzato il paraculo? Chi c'hai come infermiera? Naomi Campbell. Le conoscerai. Ci sarà tutti i giorni. Beh, ci sarà il generatore d'emergenza, no? Rotto. Bravo! Si può sapere cosa ti è venuto in mente? La sarà più importante avere l'energia elettrica che fa 6 giretti in moto per le valli del Kenya, scusa, dai. Ci sono delle regole, e le regole vanno rispettate. Se non le rispetti, te ne torni a casa. La vita facile è un titolo che dà una dimensione esistenziale a questa commedia. Tu sei reduce del grande successo di Figli delle Stelle. Come hai affrontato questa storia che sembra non avere nulla in comune, a parte un attore, però in realtà ha più di un legame con quel mood? Il legame che c'è tra i due film è quello di provare a misurarsi con la commedia. In entrambi i casi per me è un percorso, diciamo, iniziato già da tempo, che ha avuto una tappa in Figli delle Stelle, adesso con La vita facile, è quello di provare a fare una commedia personale che racconti un po' la nostra contemporaneità, con uno stile appunto che, partendo dalla commedia, poi provi a mescolare un po' altri generi, altri toni. In questo senso i film che pur sono abbastanza diversi, perché hanno delle premesse molto differenti, un tipo di storia assolutamente distante, però allo stesso tempo hanno un tipo di sguardo sul mondo circostante che secondo me li accomuna, e c'è un tentativo di descrizione un po' di tipi umani che abitano intorno a noi, che più o meno ci assomigliano, che è abbastanza, diciamo, filtrato dallo stesso sguardo. Il disagio di questi protagonisti assomiglia a quello che vivevano negli anni 60, in un'altra epoca, alcuni grandi personaggi della commedia all'italiana, o personaggi, insomma, non tanto grandi quanto un po' meschini di una grande commedia all'italiana. Però questo, grazie all'originalità del tuo approccio e anche allo stile che tu hai scelto per questo film, è veramente, si vedono i 50 anni che sono passati. Qual è stata per te la difficoltà di raccontare gli italiani che all'estero sembrano sempre così improbabili, e tu li hai mostrati come persone vere, non turisti o non come quelli che fanno i film di Natale? No, vabbè, per me è stato importante, era fondamentale. Quello che mi è piaciuto del progetto dall'inizio è stata la possibilità di ambientare questa storia in un contesto così distante dal nostro, perché pensavo e penso che l'ambientazione africana potesse esaltare le caratteristiche sia di italianità di questi personaggi, ma anche mettere a dura prova il loro vissuto, il loro presente, e quindi tirar fuori da loro un'umanità più profonda, più intensa o anche più violenta, quindi una scarnificazione totale dei pochi sentimenti che possono portarsi dietro. In più, questo teatrino africano, da un certo punto di vista, in cui loro si muovono come tra i pochi personaggi bianchi, li mette poi in contatto in modo molto diretto, molto netto e in modo molto deflagrante. Per cui non è stata una grandissima difficoltà. Ho cercato di approcciare questi personaggi con le loro debolezze da un punto di vista umano. Ecco, quanto ti affascina l'ambiguità? Perché tu spesso, i personaggi dei tuoi film non sono mai bianchi o neri, si muovono in zone d'ombra, hanno delle debolezze e anche dei momenti di grandezza che non vanno in contrasto con questo. Ma quanto ti affascina questa ambiguità? Beh, per me è una delle cose fondamentali. A me piacciono i grandi personaggi della letteratura, del cinema, che mi piacciono, della storia, sono personaggi che hanno un forte dosaggio di ambiguità. Personaggio rotondo, pieno, ricco, un personaggio con varie sfumature, varie sfaccettature. Nessuno di noi, anche nella vita, ha sempre soltanto una faccia unica. E quindi la scommessa è quella di provare sempre a raccontare personaggi che abbiano più di una faccia e che interagiscono tra di loro, mostrando il meglio o il peggio di sé a seconda dei momenti. Davvero non l'hai capito perché è venuto qui? Se sono quello che ha risolto sempre tutto, fra cazzi suoi, senza mai chiedere niente a nessuno.